Ma bentornati su WhatsApp Economy e stamattina ci siamo svegliati con una notizia bella croccante, e cioè che Google ha tolto la licenza Android a Huawei. Beh, questo cosa comporterà? Perché lo ha fatto? Vediamolo insieme in questa puntata. Innanzitutto, perché lo ha fatto? Ovviamente non l'ha fatto per ripicca o perché è impazzita, visto che Huawei è il secondo produttore di cellulari al mondo e quindi per Android risulterebbe una grande fonte di guadagni, ma perché questa azione rientra in un'azione globale di guerra di dazi commerciali tra Stati Uniti e Cina. Quindi Google è stata costretta a tagliare i rapporti commerciali con Huawei dal governo statunitense. Infatti qualche giorno fa Trump ha emanato un atto dove vietava alle aziende americane di scambiare prodotti con aziende estere che potrebbero minare la sicurezza nazionale. E in più Trump ha pensato bene di far rientrare Huawei e le 70 aziende affiliate a Huawei nella lista nera di queste aziende che potrebbero minare questa sicurezza nazionale. Ma Trump può fare tutto questo? Beh, ebbene sì, perché si è rifatta una legge del 1977 dove concede al presidente degli Stati Uniti la possibilità di imporre sanzioni così elevate a degli stati che appunto possono minare la sicurezza nazionale. Ma non è la prima volta che Trump utilizza leggi così vecchie per imporre dei dazi verso la Cina. Infatti l'anno scorso utilizzò una legge del 1962 per imporre dei dazi su acciaio e alluminio nei confronti della Cina. Ne avevo già parlato in un vecchio video, è un po' cringe perché ero alle prime armi e quindi ero un po' contratto, diciamo. Però se avete il coraggio di guardarlo, link in basso. Buona visione. Ma queste sanzioni non sono subito attive, infatti bisognerà aspettare 120 giorni in modo tale da scrivere delle regole attuative. Quindi è probabile che questi ordinamenti vengano ritirati e quindi Google potrebbe ritornare a distribuire i suoi servizi verso Huawei. Magari una minaccia o magari no. Trump potrebbe fare anche sul serio. Ma questo cosa comporta? Abbiamo detto che Google non fornirà più servizi Android verso Huawei. Questo significa che tutti i prodotti Huawei già in commercio potranno comunque usufruire del servizio Android, però questo non verrà più aggiornato, rendendo i cellulari meno potenti e meno performanti. Mentre per tutti gli altri cellulari Huawei che verranno messi in produzione da qui in avanti, potrebbero usare una versione Android ma open source, quindi con molte funzionalità in meno rispetto a quella che potrebbe ottenere con la licenza, e quindi rendere il prodotto Huawei meno appetibile sul mercato. Ma Huawei ha un asso nella manica, infatti si vocifera che stia sviluppando un sistema operativo interno, e quindi questa azione di Google fa nient'altro che accelerare questo passaggio da Android a questo nuovo sistema operativo di casa Huawei. Quindi abbiamo detto che questa azione fa parte di questa guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che sta diventando sempre più dura e sempre più ambigua e sempre più contorta, perché infatti è iniziata più di un anno fa con Trump che minacciava sia il commercio cinese che con il commercio europeo con imposizione di dazi a livello di acciaio e alluminio. Poi Trump si è rifatto alle auto tedesche, poi ha minacciato altri settori commerciali cinesi. Insomma, Trump sembra che non abbia una strategia precisa per continuare questa battaglia dei dazi e sembra che stia andando un po' a caso, un po' a sentimento, fatto per cui mi fa pensare che questa nuova iniziativa di Google potrebbe essere ritirata indietro. Chi lo sa, vediamo, perché è molto discontinua la politica estera a livello economico di Trump. Però ovviamente questa azione complica tutto il contesto, che era già complicato. Infatti qualche settimana fa la Cina aveva disertato la vendita dei titoli di Stato americani, procurando agli Stati Uniti delle forti perdite. Sappiamo che tutti i cellulari Apple vengono prodotti in Cina, e quindi magari il governo cinese come contrattacco potrebbe pensare di far cessare la produzione di questi cellulari all'interno del suolo cinese, anche se questo significherebbe delle forti perdite a livello economico per la Cina, che già sta soffrendo un periodo di contrazione economica. In tutto questo contesto l'Europa, come al solito, non ha una politica chiara, non ha seguito le impronte di Trump, quindi negando l'accesso di Huawei al mercato europeo, però tutti gli stati nazionali non sono convinti ad adottare tecnologie Huawei per la diffusione della rete 4G e 5G all'interno appunto dei suoli nazionali. Insomma, è tutto un contesto molto complesso dove appunto tutte le economie ne stanno soffrendo abbastanza. Ora, fatto questo breve recap su quello che sta succedendo nel mondo, quindi situazione negli Stati Uniti, in Cina, in Europa, Apple, Google, Android, Huawei, eccetera, eccetera, a me interesserebbe prendere questo episodio come spunto per parlare della grande influenza di Google a livello internazionale. Infatti, come abbiamo visto, basta che Google decida di togliere la licenza a una singola azienda per scombussolare tutti gli equilibri economici all'interno del mondo. Infatti, Google con Android è praticamente il monopolista all'interno del mercato dei cellulari. Infatti, tutte le aziende, esclusa Apple, fanno affidamento proprio ad Android per
sviluppare i propri cellulari e quindi danno un enorme potere di mercato ad Android. Questo significa che può decidere molto più liberamente i prezzi con cui concedere la licenza a tutti gli attori coinvolti all'interno del mercato dei cellulari e anche con quali condizioni, eccetera eccetera. A riprova di ciò, l'Europa ha multato più volte Google e anche Android per i suoi comportamenti di monopolista, quindi che decideva un po' come voleva tutte le condizioni di vendita dei propri servizi e anche i prezzi. Questo episodio si potrebbe aprire anche un interessante dibattito per quanto riguarda queste società e la loro influenza a livello globale. Stiamo parlando di Amazon, Facebook, Apple, Google, eccetera eccetera. Tutte società che fino ad adesso nella storia economica non si sono mai viste per così tanta importanza a livello internazionale. Questo perché generano delle interconnessioni estremamente forti all'interno dell'economia. Immaginate tutte le aziende che da un giorno all'altro non potrebbero più usare Instagram per promuovere i loro prodotti. Sarebbe una catastrofe, ad esempio. E così via. E quindi vorrei parlare con voi di questo aspetto qui. Secondo voi queste società sono troppo grandi, devono essere smembrate, devono essere regolamentate di più? Ad esempio c'è un interessante dibattito di Guy Verhofstadt, spero di averlo pronunciato bene, dove appunto ha fatto un bel discorso nei confronti di Mark Zuckerberg e del suo Facebook, di quanto esso sia un monopolista e che non può fare quel che gli pare all'interno dell'Unione Europea. All'interno di un corso base di economia, una delle prime cose che si studia è che il monopolio è brutto, è cattivo, non ci piace. Questo perché il monopolista può imporre dei prezzi più alti rispetto a una situazione di concorrenza. Ricordiamo che monopolio significa che c'è un'unica azienda che produce il suo bene e lo vende all'interno del mercato, mentre in concorrenza ci sono molte più imprese e che quindi questa competizione fa abbassare i prezzi. Ovviamente quelli che ci guadagnano sono i consumatori, che possono avere un prodotto che costa di meno rispetto alla situazione del monopolio. Purtroppo però, se analizziamo il contesto di monopolio all'interno della realtà, beh, le cose sono un po' più complesse di così. Infatti, oltre al tema dell'innovazione, se questa sia più efficace all'interno di un contesto di concorrenza o di monopolio, tema che è stato molto dibattuto all'interno dell'economia, di cui Schumpeter ha dato forse la risposta migliore secondo me, ma di questo discorso ne parleremo magari in un altro giorno, vorrei analizzare i benefici di un monopolio, sperando di non essere troppo tecnico e neanche di essere troppo noioso. Infatti Google non è un monopolista puro, cioè che vende un unico prodotto all'interno di un unico mercato, bensì produce un sacco di prodotti e che interagiscono tra di loro e che la loro interazione fa aumentare l'utilità nei confronti del consumatore. Pensate ad esempio se Google Home, Android e YouTube fossero sviluppate da tre società diverse. Ovviamente avrebbero dei costi per interagire tra di loro enormi, che si eliminerebbero se appunto queste tre funzioni sarebbero prodotte all'interno di un'unica società, che appunto è Google nella realtà. E quindi questi benefici che derivano dal produrre più prodotti che comunicano tra di loro superano i costi del monopolio, che come abbiamo visto è negativo per la società. Ma ovviamente c'è un limite a tutto. Infatti questo è un grafico dove mette in relazione i benefici di avere un monopolio contro i costi nell'avere un monopolio. E vediamo che si può dividere in due. La prima parte, dove i benefici di avere un monopolio sono superiori ai costi di avere un monopolio. Mentre nella seconda parte ci sono i costi del monopolio, che sono estremamente superiori rispetto ai benefici che produce appunto questa condizione di monopolio. Ovviamente l'economia non è capace, non sarà mai capace di trovare esattamente dove si trova questo punto di intersezione tra le due linee. Sappiamo solo che più il monopolista crea prodotti che interagiscono tra di loro e più l'utilità di avere un monopolio è superiore rispetto ai costi di avere un monopolio, che in fondo è un po' il caso di Google, che ha un'infinità di prodotti che interagiscono tra di loro. E come col caso di Google si possono pensare anche quelli di Amazon, quelli di Apple, quelli di Facebook, eccetera, eccetera. E quindi arriviamo al dibattito appunto, e vi faccio questa domanda. Secondo voi siamo più nella parte destra del grafico o nella parte sinistra? Cioè siamo arrivati in un punto in cui i costi di avere tutti questi monopoli stanno facendo diminuire il benessere della società, o siamo ancora in un punto in cui è ancora utile avere tutti questi monopoli in tutti questi mercati? Io sinceramente una risposta ancora non ce l'ho, però è ormai da un paio d'anni che penso a questa cosa qui e purtroppo però non ci sono ancora arrivato a una soluzione. Fatemi sapere la vostra e niente, ci vediamo al prossimo video. Spero di essere stato abbastanza chiaro e non di essere stato soprattutto nell'ultima parte troppo tecnico. E fatemi sapere se vi è piaciuto questo contenuto. Alla prossima. Ciao!